Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti su Barn Finder. Come nei migliori programmi TV, oggi impareremo a gestire un negozio malandato, vendendo alla gente la merce che troveremo in luoghi abbandonati come vecchi fienili e parteciperemo alle aste di magazzini dove potrebbe esserci letteralmente di tutto. Quindi preparatevi per un gioco veramente fuori di testa. Buona visione! Gente, sarò onesto con voi, questo è probabilmente uno dei giochi più strani e nonsense che abbia mai portato sul canale, ma mi hanno detto che non solo è completamente fuori di testa, ma è anche molto divertente. Allora, abbiamo la presentazione del gioco. Ma no, che c'è la povera Rosita in mezzo alla strada! Oh, quello dovrebbe essere lo zio Franco, che in realtà non è mio zio e si chiama Billy, peraltro, ma si è sempre spacciato per uno di famiglia. È l'unico proprietario della Barn Finder, la ditta di famiglia. Tuttavia lo zio è sempre imbriaco marcio e ha buttato via tutti i soldi guadagnati in alcol della serie chi l'avrebbe mai detto. E pertanto hanno chiamato me a cercare di salvare la ditta di famiglia prima che lo zio mandi in rovina praticamente tutto. Oddio, non può finire bene. Sì, lo zio Billy finisce... scusate, lo zio Franco finisce in situazioni brutte brutte. E peraltro durante le nostre disavventure incontreremo un sacco di personaggi completamente fuori di testa. E se ve lo state domandando, quello sulla sinistra è un alieno travestito da essere umano e quello sulla destra è un agente dell'FBI, della CIA, non lo so nemmeno io. Stanno investigando praticamente sugli alieni. Incontreremo di tutto nelle nostre disavventure, io ve l'ho detto. Sarà strano. Da qualche parte in America, 1991, ampiamente simile alla vera America, ma non del tutto. Zio, la devi smettere di entrarmi in camera di notte, te l'ho già detto. Ah, svegliati lavativo, il generatore è andato. E non te ne puoi occupare tu, vecchio imbriacone. Ah, prendi la batteria dal pick up, al lavoro. Zio, sono le 8 del mattino e sei già mezzo imbriaco di cognac. Diamoci da fare, le vacanze ci aspettano. Ma quali vacanze, vecchio alcolizzato maledetto? Non ne posso più di vivere qua. Sono qua da una settimana. Lo zio cosa fa? Mi entra qua nel cuore della notte mezzo imbriaco. Mi si avvicina al letto. Pensa che io sia la sua ex moglie, che in realtà non è mai esistita. È stato un parto della sua mente ormai bruciata dalle droghe e dall'alcol. E mi bacia. Mi sussurra parole dolci. Mi sbava addosso. Uno schifo in mare. Vabbè ragazzi, cerchiamo di darci da fare e cerchiamo di salvare l'azienda di famiglia. Allora, come prima cosa dobbiamo prendere la batteria dalla zona di carico del pick up, metterla nel generatore e usare il computer per trovare incarichi e viaggiare per tutta l'America. Cosa potrebbe mai andare storto? Allora, questo è il Barn Finder, come vi dicevo, la ditta di famiglia. E sì, se ve lo state domandando, non è cambiato nulla nel tempo, faceva schifo già anni fa, era già brutto prima che lo zio lo comprasse, anzi qualcuno dice che ha ucciso il precedente proprietario, ma vabbè dettagli, è completamente lasciato a se stesso, è un disastro. E dovremo quindi cercare di trovare un sacco di oggetti di valore per venderli ai fessacchiotti, ai nostri clienti. Sto tizio non so nemmeno chi sia. Guardate, c'è la Rosita, Rosita si salva. Rosita, vieni qua, Rosita, ti salvo dallo zio. Cosa ho fatto? Buongiorno. Rosita, non ti vedo messa bene, porca di quelli per porca. Sì, ecco, facciamo finta di nulla. Ecco, la Rosita la mettiamo qua. Ragazzi, non è successo niente. Bravo Rosita, tu dormi che ti vedo un pochettino stanca. Allora, vediamo di padroneggiare con i comandi del gioco. Che disastro, io vivo in questa catapecchia. Allora, fatemi togliere un po' di immondizia. Sto vendendo la mia immondizia, qualcuno la sta già comprando, incredibile ma vero. Possiamo anche riarredare questo posto, che detto tra noi, onestamente, mi conviene dar fuoco a tutto e tanti saluti. Più avanti troveremo anche degli attrezzi per rompere i materiali, ad esempio se rompiamo una cassa di legno otterremo della legna. E chi più ne ha più ne metta. Allora, come ho detto, liberiamo, altrimenti non potrò utilizzare il nostro pick up. Allora, devo prendere quindi la batteria direttamente da qui, perfetto, e la inseriamo nel generatore che è qua dietro. Oh mio Dio. Cioè, scusa, non siamo collegati alla rete elettrica, noi praticamente abbiamo un generatore. Ok, che funziona e alimenta tutta la struttura, non so per quanto, facciamo finta di nulla che è meglio. Allora, questo è il nostro magazzino. Premere per mettere gli oggetti nel magazzino. Ah, quando torniamo indietro dalle missioni, praticamente tutti gli oggetti verranno scaricati qua dentro e li potremo recuperare all'occorrenza. Questo è il nostro gabinetto. No, quello non è un gabinetto, quello è un secchio dentro una stanza in cui ci saranno tipo 70 gradi. Oggetto utilizzabile. Scusate, non so cosa stia accadendo. Andiamo avanti che è meglio. Allora, vediamo di vendere tutto quello che non mi serve, l'immondizia, chi più ne ha più ne metta. Qui invece abbiamo la stazione di pulizia, ma va costruita. Sì, perché avremo diverse sottostazioni per compiere determinati compiti che ci permetteranno di migliorare la qualità dei nostri oggetti. Allora, entriamo intanto all'interno del negozio e... oh mio Dio. Era molto peggio di come me lo ricordassi. Il lato positivo è che contro ogni aspettativa è ancora in piedi. E la cosa strana è che questa è la mappa di tutto il mondo e sembra che tutto il mondo sia America. Ok, c'è un unico continente
e per il resto è tutto mare. Sto posto è abbastanza strano, ma non facciamoci troppe domande. Allora, da quello che ho capito, noi dovremmo poi posizionare tutti gli oggetti sopra questi ripiani. Sì, avete capito bene, questo è un ripiano fatto con un pezzo di legno, dei mattoni e alcuni pneumatici, perché noi ci teniamo alla qualità, ok? Mamma mia, casomai ne possiamo costruire altri, ma ovviamente avrà un costo. Il problema, non so se l'avete notato, è che siamo poveri in canna. Yay, che bello! Allora, aspetta che se ho visto bene c'era anche una lattina di Coca-Cola. Posso vendere letteralmente di tutto, è qualcosa di incredibile. Da quest'altra parte invece abbiamo il ripiano per oggetti di medie dimensioni. Anche in questo caso l'abbiamo comprato all'IKEA. Non è vero, l'abbiamo costruito con lo schifo, ma vabbè, dettagli. Allora, mi hanno detto che in questo computer di ultima generazione, che spettacolo, computer invidiatoci da tutti praticamente, ci dovrebbero essere delle email non lette. Zio! Ma che schifo, ma lavati le mani prima di usare il computer, non so neanche cosa vada a guardare lui. Allora, vediamo di leggere le email. Un cervo per amico. Ciao cacciatori di fienili, potete aiutare un vecchio amico? Ho sentito dire che c'è ancora un cervo monello nel vecchio fienile rosso. Avete voglia di andare a cercarlo? Ah, verrete ricompensati. Grazie amico. Sì, più o meno parlano tutti in questo modo da queste parti. Ci daranno ben $300 per recuperare questo strano cervo. Ok, accettiamo l'incarico, perfetto. Allora, per adesso spegniamo il computer perché voglio comunque dare un'occhiata in giro. Io posso vendere praticamente di tutto? Ma dimmi te. Allora, vediamo di uscire all'esterno. Da quest'altra parte c'è il garage, perché se troviamo dei veicoli li possiamo eventualmente riparare e rivendere ai nostri meravigliosi clienti. Aspetta, aspetta. A quanto pare la ruota posteriore di una moto. Ok, lascia lì. Evitiamo di toccare che mi prendo il tetano. Qui possiamo costruire la stazione di assemblaggio. Ah, forse possiamo riparare e costruire una moto. Quella dovrebbe valere veramente un sacco. Abbiamo una tanica di benzina. Perfetto, uno di combustibile aggiunto. Sì, perché ovviamente per muoverci avanti e indietro avremo bisogno di benzina. Da quest'altra parte possiamo costruire la stazione di riparazione. Sarà probabilmente per riparare gli oggetti più grandi, come ad esempio le automobili. Abbiamo dei tanicozzi di benzina. Per adesso non li tocco. E non mi sembra di vedere altro. Aspetta, aspetta, che ho trovato qualcosa. Cosa ho trovato qui d'altra parte? Miglioramento pavimento aggiunto alla collezione. Sì, perché possiamo anche migliorare l'estetica di questo posto. Non so se l'avete notato. Ne aggiusto un pochettino bisogno. Vediamo un po', sento un altro beep qua dentro. Cosa ho trovato? Modello del pavimento. Yay! Perfetto, miglioramento parete invece aggiunto alla collezione. Ah, non penso che ci sia altro. Pertanto vediamo di ritornare al nostro computer. Da quello che ho capito devo andare su Barn Hub. Il fienile rosso si trova poco distante e consumerà ovviamente un'unità di carburante. Il fienile rosso di Dwayne era un punto d'incontro leggendario per tutti gli americani più gioiosi e vivaci. Ora è solo un edificio abbandonato nel bel mezzo dello stato della Georgina. È ovviamente della Georgina, non la Georgia. Perfetto, ed ecco che partiamo all'avventura assieme, ovviamente, allo zio Franco. Zio, mi raccomando, non investire mucche o altre creature strane. L'America di questo mondo è abbastanza bizzarra, ma vabbè, dettagli. Ed eccoci arrivati, Gesù! Da quanti secoli che questo posto è abbandonato? E perché la Rosita è con noi? Scusate, chi è che ha portato via la gallina? Zio, cosa fai con Rosita? Il fienile rosso, il nido d'amore di Dwayne. No, 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 e poi no, io me ne vado. Fatemi uscire, no, non ne voglio sapere nulla. Ribadisco, perché la gallina è qua. In quanto cacciatore di fienili, la tua occupazione è trovare gli oggetti richiesti. Cerca altri oggetti preziosi, potrai venderli in negozio. Ah, questo è un oggetto prezioso, una carriola. Cerca oggetti e segreti nascosti, le mappe ne sono piene. Sì, certo, come no. Ok, diamo un'occhiata in giro. Ah, il famoso fienile rosso. Diamo un'occhiata in giro e prendiamo quello che possiamo. Zio, te non fai nulla tutto il giorno, quindi dovrò fare tutto io. Rosita, Rosita, porco cane, non andare in giro. Resta in macchina che è meglio. Non so perché ogni volta che palpeggio la Rosita lei si spaventa. Fa tipo le pecore che svengono all'improvviso, ma, anzi no, le capre che svengono all'improvviso. Ma vabbè, dettagli. Oh mio Dio, questo è il nido d'amore? Io spero che quelle siano ragnatele e non il risultato del nido d'amore. Altrimenti mi prenderò un sacco di malattie e mi dovrò fare le peggio vaccinazioni. Allora, qui abbiamo della spazzatura di valore. Posso vendere letteralmente di tutto. Perfetto, meglio che nulla. Buttiamo fuori per adesso gli oggetti che non ci servono, perché come hanno detto gli oggetti di valore saranno nascosti chissà dove. Abbiamo ancora della spazzatura, un po' di libri da riciclare. Perfetto, e un'altra lattina. Se mi salta fuori un ragno urlo come una povera donnina indifesa.
butta via anche questo. Scommetto che il meglio sarà ovviamente nascosto da qualche parte. Altri libri. Ho trovato anche delle corde. Spero che non ci legassero le vittime, anzi le signorine che portavano qua per fare all'amore. Ok, spazzatura di valore, ma per adesso nulla di alto valore. Tutto schifo, zio, non mi dire che mi hai portato qua praticamente per niente. Mentre invece sembra che da questa parte, buongiorno, abbiamo trovato un cimelio, un televisore della Pony. No, non della Sony, della Pony. Lo possiamo contrassegnare per il trasporto? Ah, lo zio muove il culo e finalmente viene a prendersi qualcosa. Olè, bravo zio, perfetto, sono fiero di te. Qui abbiamo trovato dei DVD di dubbia qualità. Recuperiamo tutto che è meglio. Delle fotografie, non ce ne facciamo nulla per adesso. E nelle scatole non c'è altro. Qui abbiamo una porta, ma ci serve la suddetta chiave. Ci potrebbero essere oggetti di valore dietro. Da quest'altra parte. Oddio, un materasso che possiamo riciclare, non so chi l'abbia comprato, visto che sarà pieno zeppo di... Beh, insomma, ci siamo capiti. Non posso esprimermi liberamente, altrimenti mi demonetizzano la voglia di vivere. Oddio, cosa ho trovato qua? Il signor Gustav è un collezionato. Cos'è? È una rana? Aspetta, su un monociclo? Invendibile. Gustav una volta era un acrobata e un atleta di talento. Un giorno è balzato su due file di soldati con le baionette spianate. Ora è uno dei proprietari del circo rana. Cosa mi stai dicendo? Allora, contrassegnalo per il trasporto e se lo viene a prendere lo zio. Speriamo che sia merce di valore. Ok, da quest'altra parte invece abbiamo trovato la chiave del finile. A malapena abbiamo 79 dollari però. Aprimi sta buia di porta. Buon salve. Ok, non ho trovato cadaveri, il che è una cosa buona e tanto giusta. Ah, il gatto sola... Cos'è sta roba? No, scusa un secondo. È una creatura inquietantissima. Zio, vieni a prenderla. Qui abbiamo della legna, dei secchi che probabilmente utilizzavano come gabinetto. Ah, gente, ho trovato un alieno vestito da umano che si sta divertendo a ballare là fuori. Ah, assolutamente normale. In America queste cose capitano abitualmente. Qui abbiamo trovato il telaio della moto. Zio, vienilo a prendere che appena assembliamo la moto facciamo i big guadagni. Perfetto, recuperato. Sento un beep peraltro, ma posso andare là fuori? Vediamo un po', allora posso spostare quest'asse, aspetta un secondo che... Ok, perfetto, ora apriti sesamo. E c'è veramente l'alieno. Salve, buongiorno. No, non se ne vada. Volevo parlargli di nostro signore telone. Ma no, ma come? Adesso nessuno mi crederà. Non ho neanche scattato una foto. Ok, lassù c'è una strana pozione. Facciamo che non la clicco. Mi mette un'inquietudine veramente incredibile. Da quest'altro lato invece abbiamo trovato... Aspetta, un oggetto per personalizzare il nostro negozio, credo. Miglioramento pavimento, perfetto. Se solo avessi un'accetta potrei distruggere tutti questi oggetti. Che spavento, tutti questi oggetti. Ho trovato il lupo batti 5. Cos'è il lupo batti 5? Oh, maronne. Qualche tassidermista è andato abbastanza fuori di testa. Ok, lasciamo che lo zio lo porti via. Io quel coso non lo voglio più toccare. Ma ha messo un'inquietudine. Sicuro qualche pazzoide lo vorrà comprare. Ok, abbiamo ripulito metà di questa zona. Aspetta un secondo. E qua sotto... Oh! Abbiamo trovato un poster collezionabile. È vero! Se ho visto bene, i poster li possiamo aggiungere all'interno del nostro negozio per abbellirlo. Beh, non penso che riusciremo ad imbruttirlo. Come va, zio? Tutto bene? Intanto la Rosita si ripre... Porco cane, che spavento! Ora ho capito perché lo chiamavano il nido dell'amore. Pensavo che ci portasse delle donne il tizio. Ah, Shirley Love, una bambola gonfiabile. Zio, porta via la signorina Shirley, ma non osare mettergli le mani addosso o altre parti del tuo corpo addosso. Che schifo, che schifo, mi dovrò ripulire completamente. Qui ho trovato un poster. Ah no, è una pagina di un fumetto aggiunta alla collezione. Oh, ecco laggiù il cervo. Aspetta che prendo la rincorsa. E olè, abbiamo trovato il cattivo cervo. Oh mio Dio, cosa gli hanno messo addosso? I reggiseni e le mutandine. Ma dai, ma che schifo, ma siete proprio dei buzzurri. Ma dai, almeno abbiamo trovato l'oggetto principale per cui siamo venuti. Ah, oggetto in carico trovato. Yay, sono proprio contento zio. Certo, mi viene voglia di amputarmi le mani. Ma vabbè, dettagli. Ok, possiamo anche vedere di vendere questi. Perfetto. Oddio, abbiamo trovato lattine. Senti, almeno abbiamo ottenuto un centone della serie, meglio che nulla. Zio, non ti eri accorto che c'era un alieno che ballava? Vabbè, quello zio non capisce nulla, ma vabbè, dettagli. Aha, avevo lasciato indietro questa meravigliosa e modernissima sedia a dondolo. L'invidia di tutta l'America. Perfetto. Ci deve essere sicuramente qualche altro oggetto di valore di cui non mi sono accorto e che, come ho detto, ho paura a stare qua dentro.
Sparato il rumore di topi. Aspetta un attimo, non ho palpeggiato la pozione che abbiamo visto prima. Perché sento rumore di topi? Oh no, cosa ho fatto? No, 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 non berlo. Ciccio, non berlo. A parte che me lo sono tipo buttato in faccia. Delirium Fiater. È ritornato il signor alieno di prima. A quanto pare sono imbriaco forte. Oddio, cos'è il teatrino dei topi? Cosa sta facendo? Cosa ho appena visto? Posto è raggiunto la collezione. Cosa ho appena visto, gente? Ragazzi, quando entrate nei finili altrui, non bevete l'alcol che trovate in giro. Maronne. Sento una strana musica provenire da questo silo, ma non so come entrarci. Allora, diamo un'occhiata in giro. Magari c'è un'entrata segreta da qualche parte. Oh, buongiorno. Abbiamo trovato un altro modello della parete. Perfetto. Ma continuo veramente a sentire i canti. In effetti c'è una carta igienica dorata là sopra. Aspetta un attimo. Forse con il potere del parkour. Eh sì, ciaone. Che parkour dovrei fare tipo... No, ragazzi. Non stiamo a scherzare. Oh mio Dio, ce l'ho fatta per davvero. Non cadermi adesso. Ti odio profondamente. Ti odio, ma proprio una cifra. Aspetta che ho trovato altri oggetti anche qua fuori. Non so chi è che compri lattine, ma come ho detto, questa America è strana proprio una cifra. Guarda, guarda, qua fuori ho anche trovato una carriola. Un altro oggetto di inestimabile valore. Perfetto, zio, porta via anche questa. Ah, quella carta igienica d'oro devo tenerla assolutamente. Perché gli americani hanno l'ossessione con la carta igienica? Perché come ho detto, da loro è un bene di valore. Allora, devo arrivare proprio sull'angolino. Ok, perfetto. E la carta igienica dorata è nostra. Yay. Ne servirà parecchia, porco cane, per ripulire quel posto. Ah, possiamo tornare al banco dei pegni. Zio, te non ci vuoi fare un cocchio di nulla? Oppure continua? No, a spiegare. Non sto spiegando, zio. Sto raccontando le note di disavventure. Te statene zitta, Rosita, porco cane. Giuro che ti lascio qua la prossima volta. No, dai, direi che per adesso ci possiamo accontentare. 118 dollari sono più che sufficienti. Vediamo quindi di ritornare al nostro... Oddio, che succede? Interessante, l'esemplare umano ha dimostrato un grande potenziale. Oh no, l'alieno. Genererò altri oggetti terrestri casuali per proseguire con l'esperimento. A quanto pare ci sta attirando lui. Forse saranno i cacciatori di finili a salvarci. Nei finili sbloccati troverai altri oggetti se decidi di tornarci un'altra volta. Non ho, per adesso mi accontento. Perfetto. E questo, gente, è solamente l'inizio. Nel frattempo la nostra giornata lavorativa è giunta al termine. Vediamo quindi di scaricare tutti gli oggetti. Scarica il furgone premendo il pulsante nella stazione del magazzino. Usa il pulsante dell'azione secondaria per posizionare automaticamente gli oggetti sui ripiani. Oh, pratico. Apri infine il negozio di giorno per iniziare a vendere oggetti ai clienti. Ok, perfetto, vediamo un po'. Ed ecco che compare lo zio, come dal nulla, a mettere tutti gli oggetti dentro. Oh, molto ma molto bene. E casomai noi possiamo tranquillamente rientrare nel negozio e decidere di mettere tutta la merce sui relativi scaffali. Quindi io cosa faccio? Clicco. Oh, ed ecco che è comparso effettivamente il lupo batticinque, che vale 75 dollari. Secondo me vale anche di più, ma vabbè, dettagli. Mentre invece qua possiamo mettere la sedia dondolo, venduta appena a 30 dollari. Secondo me stiamo svendendo questa merce. Qui invece abbiamo messo il televisore della Pony. Non dovremmo avere altro, perfetto. Se avessimo altri scaffali potremmo mettere in vendita decisamente molta più merce. Da quest'altra parte invece c'è un computer che ci permetterà di fare degli acquisti. Pistola di miglioramento, costruisci e personalizza la tua casa. La luce UE illumina i posti più oscuri. L'ascia amico, probabilità di trovare metallo, scarti e legno. Però cosa, 300 dollari per un'ascia? Mentre invece con la pala ci permette di scavare a bassa velocità. Sono oggetti di livello 1, il che vuol dire che poi potremmo eventualmente sbloccarne una versione più potente. Ok, per adesso purtroppo sono povero in canna e pertanto andiamo a dormire che è meglio, altrimenti non possiamo aprire il nostro negozio. Ciccio, hai visto lo zio? Non so dove buio sia finito. Ogni tanto compare all'improvviso, spero che non venga a rompermi le scatole in camera stanotte. Che è meglio... Che succede? Ho sognato lo zio che grufolava con i maiali. Oh mio Dio. Ho visto cose brutte io, santo cielo, eh. Ma vabbè, dettagli. Allora, è giunto il momento, come dicevamo, di aprire il negozio. Ah, apri il negozio usando l'insegna, altrimenti i clienti non verranno. Ok, quindi clicco qua. Fai clic sul cliente per iniziare la vendita. Puoi vendere, rifiutare o contrattare sul prezzo. Quando contratti, non farti prendere dalla cupidigia o potresti perdere soldi. Ho capito, anzi farò finta di aver capito. Ma vabbè, dettagli, ecco che sono arrivati dei clienti. Buongiorno signorina. Possiamo parlare direttamente con lei. Vorrebbe darci di più soldi. Posso provare a contrattare, vediamo un po'. Oh maronne, è più difficile del previsto.
Ok, vediamo un po' se ha funzionato. Perfetto, mi dà un po' più di denaro. Adesso lo vuole comprare per 36. Perfetto, tutto suo, tutto suo. Yay! Oh mio Dio, contrattare è veramente molto difficile. Salve, buongiorno, le interessa qualcosa? Allora, vuole pagarmelo la cifra giusta. Però possiamo provare. Oh no, è difficile. Oh no, è difficile, aspetta, ci provo. Ai. No, 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 non è disposta a spendere più soldi. Senti, va benissimo, $70 per quello schifo di televisore. Io non so neanche come cavolo facciate. Ok, manca ancora qualcuno per il lupo batticinque. Nessuno vuole un bellissimo lupo batticinque? Presto signori, accorrete, stiamo per chiudere il negozio. Vedo che la barretta si è svuotata e sembra proprio che... Ah sì, ok. Aspetta, ma lei è l'alieno. È chiaramente l'alieno. Ok, possiamo parlare con lui. Me lo vuole comprare per 83. Voglio provare a contrattare. Oddio, vediamo se ce la faccio. Aspetta. Non male. Perfetto, più 7. Voglio provare a contrattare ancora una volta. È difficile. Aspetta. Ok, non è male. È la mia offerta finale. Va bene. Non stiamo a discutere con gli alieni. Figata. Perfetto, ha comprato l'oggetto. Abbiamo fatto contenti gli alieni e abbiamo ottenuto $314. Non male. Aspetta un attimo, quelle parti dei veicoli che abbiamo trovato, dove saranno state scaricate? Me lo domando. Proviamo a dare un'occhiata veloce nel nostro magazzino, perché mi mancano un po' di oggetti in effetti. Aspetta un attimo, questo è invendibile perché è parte di un set. Ok, adesso ho capito. Il gatto solare invece è sporco e quindi lo dobbiamo ripulire. E anche la bambola gonfiabile ovviamente va ripulita. Mentre invece in teoria la carriola ora la possiamo vendere, ma prima ovviamente non c'era abbastanza spazio. Vediamo un po'. Ah, perfetto, per $25, ottimo. E presumo che il resto degli oggetti andranno lavati direttamente alla cleaning station. E mi sono completamente dimenticato di ritornare al nostro computer per terminare il lavoro iniziato ieri. Ecco qua, vediamo di impacchettare e di inviare il cervo. Perfetto, e ci hanno dato ben $300. Nel frattempo è arrivato un nuovo incarico dallo zio Billy, noto più come lo zio Franco. Ehi, bello, è appena iniziato un nuovo torneo della guerra delle aste dell'amico. Ah, andiamo ai magazzini Bridge e vinciamo tutto. Il premio finale sono dei biglietti per le Hawaii. Se trovi il motore per automobili, mandalo al cugino Kevin. Ma non ho un cugino Kevin, zio. Non abbiamo parenti, ma vabbè, dettagli. Ok, accettiamo l'incarico. Quindi dobbiamo anche comprare alle aste dei magazzini. Incredibile, ma vero, ok. Il lato positivo è che abbiamo ben $614 da spendere. Questo vuol dire che io posso comprarmi finalmente l'accetta e anche la pistola per il miglioramento. Ma abbiamo praticamente finito il denaro. Ottimo! Puoi personalizzare il tuo banco dei pegni con un'arma di miglioramento. Serve a personalizzare ripiani, pareti, piani e poster. Costruisci le stazioni per pulire, riparare e assemblare gli oggetti. Quante cose che non mi dici gioco, ma vabbè, dettagli. Quindi, aspetta, avevamo trovato un poster, quindi se clicco... Oh, possiamo scegliere quale poster inserire. Quello della signorina, non mi dispiace, perfetto. Mettiamo un altro poster anche qua. Quello della birra, non so neanche quando l'ho trovato. Un altro da quest'altra parte. Probabilmente abbellire il negozio, buongiorno, buon salve, mi permetterà di attirare più clienti? Non lo so, io ci spero quantomeno. Mentre invece se torniamo nella nostra, chiamiamola camera da letto, appartamento, non lo so nemmeno io. Aspetta, qua invece viene messa la carta igienica d'oro che troviamo in giro. Possiamo personalizzare le pareti dell'edificio, tuttavia avranno un costo. Oh mio Dio, ci sono alcune pareti che sono veramente tanto inquietanti. Ok. Mentre invece qua possiamo personalizzare il pavimento, che potete vedere cambia all'occorrenza. E anche qua ci saranno ovviamente dei costi considerevoli. Per adesso cerchiamo di risparmiare denaro. La mia teoria è che adesso posso spaccare il tutto e come potete vedere mi darà del legno, che non so effettivamente cosa ci possa fare. Ma posso spaccare tipo tutto? Oh maronne! Posso uccidere anche le galline? Rosita? Rosita, vieni qua! Ah no, Rosita no, non la posso uccidere a quanto pare. È solo temporaneamente svenuta. Ora che ci penso bene, abbiamo anche dei barili in metallo qua dietro. Hanno il simbolo di oggetto infiammabile ed esplosivo. Ci provo comunque. Ok, nessun problema. E mi hanno dato delle parti metalliche. Vediamo quindi di distruggere tutte le risorse che non ci servono. Perfetto, vai così, spaga fuori tutto. E se lo zio si avvicina di nuovo la notte mentre dormo, utilizzerò la stessa arma. Usa una pala per scavare. Oddio, spero di non trovare cadaveri. Forse è lì che lo zio ha seppellito il cadavere del precedente proprietario. E così abbiamo sbloccato una via d'accesso più rapida al retro della struttura. Perfetto, ok, raccogliamo tutto, ottimo. Sì, ma non è che devi agitare sta cavolo di accetta ogni 5 secondi, ciccio. Mi rendo conto che non ho dato un'occhiata all'interno della mia camera. Ah, ci sono altri oggetti che possiamo vendere. Ho paura
di cosa potrei trovare in effetti. Aspetta, sotto il rumore di un frigorifero? Anche questo è fatto dall'amico. L'amico possiede tutto come ditta praticamente. Perfetto, aspetta, mi posso abbassare? Sì, non ci sono problemi. Vendi tutto, ho paura davvero di quello che troveremo prima o poi in uno dei vari cassetti. Perfetto, vendi tutte le bottiglie di birra. $132. Possiamo, non lo so nemmeno io cosa può comprare. No, nulla, perché siamo poveri da far schifo. E abbiamo altre lattine anche da questa parte, perfetto. E se ho visto bene, qua fuori c'era anche un ulteriore poster che possiamo aggiungere alla nostra collezione. Ok, dovremmo aver fatto praticamente tutto. Aspetta un attimo, cos'è quella roba? Oh, buongiorno, cos'è? Un nido di insetti? Sono delle api? Le api possono ucciderti se ti avvicini troppo. Non puoi interagire con gli oggetti dietro le api infuriate. Sbarazzati delle api una volta per tutte, distruggendo l'alveare dello stesso colore delle api. Ah, quindi mi avvicino e faccio... Ah, onde! Ah, e loro spariscono come per miracolo. Perfetto, e ora abbiamo un contenitore con all'interno... Oh mio Dio. Il whisky sogno americano? Ok, pensavo che me l'avrebbe bevuto per un secondo, mi sono spaventato. Con l'ultimo whisky abbiamo avuto le peggio visioni. Ok, mi domando se lo possiamo provare a vendere. Vediamo se commetterlo su qua. No, gioco dice no. Fatto sta che se vogliamo ripulire o riparare gli oggetti ci servirà decisamente molto più denaro. Pertanto, vediamo di andare alla gara lì ai magazzini. Allora, l'email l'abbiamo già letta, quindi andiamo su Barn Hub. Perfetto. Dobbiamo comprare il carburante. Oh, è vero, abbiamo solo una latta, ce ne servono due. Perché questa volta la distanza è maggiore. Quindi vediamo di partire di nuovo l'avventura con lo zio Franco, che mi fa fare di quelle brutte figure con la gente. Maledetto vecchio pervertito. Oh mio Dio, ragazzi, è proprio come nei programmi televisivi. Quindi ci saranno altre persone che faranno offerte e noi dovremo cercare di fare un'offerta maggiore. Il problema è che non ho soldi. Ora che ci penso bene, sono povero da far schifo. Magazzini Bridge, evento speciale dell'amico. Sì, ma posso vedere cosa c'è dentro il suddetto magazzino? L'obiettivo è fare l'offerta più alta dell'asta. Usa i pulsanti dell'offerta grande o piccola per aumentare il prezzo. Una volta vinto, dai pure un'occhiata in giro e prendi tutti gli oggetti che vuoi. Ehi, sei tornato a vivere con tuo zio! Ma che bella notizia, compare! Farò finta di conoscerti, signore, dall'aspetto chiaramente fumato, ma vabbè, dettagli. Aspetta, signorina Samantha. Oh, pronto a perdere, sfigato. Guarda che ti mangio viva. Sì, ok. Tuo zio puzza come un maiale ubriaco. Ok, sì, ma signora, stia calma. Lo sanno tutti che lo zio puzza. Non l'abbiamo mai nascosta, sta cosa. Posso dare anche un'occhiata in giro? Oh, ho venduto l'immondizia. E anche le cose che trovo a terra. Ma quanto male non siamo ridotti, gente. Cioè, posso anche distruggere gli oggetti che trovo in giro e nessuno mi ferma. Come ho detto, questa America è abbastanza bizzarra. Signore, vuole un'accettata? Ehi, mica la vera faccia dell'America. Ah, ok, questo è il banditore. Oh, perfetto. Oh, arrivo, arrivo. Ciao, cacciatore di fienili. Benvenuto al nostro evento speciale. Scusi, mi presta del denaro. Non so come vincere l'asta io, santo cielo. Aspetta, aspetta. Sento come un rumore angelico qua dietro. Vediamo un po'. Spacca fuori tutto e ho trovato un altro rotolo di carta igienica. Oh, come li trovo io? Pochi ci riescono. Aspetta, posso spaccare anche il segno? Sì, il cartello, tutto. Tutto spacco io, non mi faccio problemi qua dentro. Oh, abbiamo trovato dell'altra immondizia. Ho ricavato letteralmente materiali da qualunque cosa. Zio, smettila di importunare le altre persone. Ah, da quanto tempo che non ci vediamo, Duke. Zio, quello non si chiamerà neanche Duke probabilmente. Ah, com'è stata tua madre? È morta, lascialo stare per favore. Stai alla larga dalla mia mamma, gli ha detto il signor Duke. Zio, per favore non importunare le madri altrui. Ok, direi che siamo pronti per partecipare all'asta del magazzino. Cosa potrebbe mai andare storto? Ehi, giovanotto, ti devo $600. Fagliela vedere. Che culo ha pagato lo zio? Ok, sono pronto, le offerte iniziano ora. Che devo fare? Allora, posso fare un'offerta piccola da 25 o un'offerta grande da 50? Ok, allora facciamo un'offerta piccina picciò. Perfetto, 150. Speriamo di non spendere troppi soldi. Fai schifo, mi dice Samantha Tetra. $300? Chi è che sta continuando a offrire? Ma siete scemi nel cervello. Ok, faccio un'offerta piccola. Non posso alzarla più di così. Ti prego, no, 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 non offrite di più. Non offrite di più, ti prego, $350 che mi tengo il resto del denaro. Non azzardatevi a fare altre offerte, vai, 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 la barretta è alla fine. Per $350 me lo sono aggiudicato. E che gran botta di chiurlo. Speriamo che all'interno ci siano cose di valore. Allora, come mio solito, cominciamo a spaccare fuori tutto quello che non ci serve. Perfetto, e vendiamo lo schifo che ricaviamo distruggendo i suddetti oggetti. Perfetto, vediamo se magari siamo fortunati e sotto la pila di immondizia troviamo qualcosa di utile. È che trovo ingiusto non poter guardare il contenuto del magazzino. Questa è tutta immondizia. Sento un bip molto amichevole. Forse qualcosa di valore. Uila! Un'altra parte, il motore della moto. Questo ci mancava in effetti.
Sento un bip provenire da sotto, è una mia impressione. Che succede? Vabbè, da quando i magazzini hanno un piano inferiore? Oh, buongiorno. Oh, c'è una Jeep! C'è una Jeep! Apriti! Come cavolo faccio ad aprirlo? Probabilmente ci serve una chiave, vediamo un po'. Oh no, ci manca un fusibile, altrimenti la porta non si apre. Vediamo un po', intanto ho trovato un altro miglioramento del pavimento. Non mi sembra per adesso di trovare nulla di valore, dannazione. Mi sa che è stata un po' una fregatura sto cavolo di magazzino. Qui invece abbiamo... ah, tutta roba di scarso valore, dai! Un po' di culo nella vita, i cassetti sono vuoti. Mentre invece da questa parte ho trovato lo pneumatico di un'automobile. Forse possiamo davvero riparare l'auto che abbiamo visto là sotto, solo che ci serviranno tutti i pezzi. Qua è tutto schifo, immondizia. Ah, dannazione, è tutto vuoto anche qua. Ho sentito il rumore di una scorreggia quando mi sono abbassato. E oh, ho trovato il fusibile. Gente, ho trovato il fusibile. Aspetta, aspetta, aspetta che trattengo stento l'emozione. Mettilo dentro, tira la leva, yeye, e apriti sesamo. Oh, piccolina lei. Però, aspetta, ci vorranno 150 dollari per poterla ritrasportare indietro. No, dovremo probabilmente chiamare il carro attrezzi. Ma no, ma mi piange il cuore proprio una cifra. Perfetto, qui abbiamo trovato un altro miglioramento della parete. Oh, niente di valore all'interno di queste cavolo di scatole di legno. Intanto abbiamo trovato un altro pneumatico dell'automobile. E qua dietro, aspetta, aspetta, aspetta. È pieno zeppo di cerchioni anche. Faccio fatica quasi a vederli. Aspetta, aspetta, qua invece abbiamo trovato le sospensioni di qualcosa, di un'auto, o non lo so nemmeno io. Ammetto, la torcina mi avrebbe fatto proprio una cifra comodo. E questo che cos'è? La parte frontale dell'auto, molto probabilmente. Oh, perfetto, il paraurti lì, o come cavolo si chiama? Aspetta, intanto abbiamo trovato anche il volante, l'autoradio. Vediamo, possiamo anche aprire i relativi cassetti. Bravo, zio, tu porta via tutto. Abbiamo quasi svuotato completamente questo posto. E questo che cos'è? Una pompa di benzina. Oh, e abbiamo trovato anche del carburante. Yay, perché questo mi costa 50 dollari. In questi Stati Uniti la benza costa proprio una cifra. Qua non c'è nulla. E un'altra ruota per la nostra moto. Mi sa che le abbiamo trovate probabilmente tutte. Aspetta che posso vendere anche questa immondizia. Signori, ci avanzano anche ben 249 dollari. Abbiamo una scala. Ah, la posso solo distruggere. Speravo di poterla portare indietro per venderla. E buongiorno, un poster serio e un altro pneumatico. Questo lo possiamo portare via? No, il gioco dice che è un oggetto di scarto. Secondo me ci potevamo mettere degli oggetti per il nostro magazzino. Ma vabbè, dettagli. Aspetta, aspetta, abbiamo trovato un'altra zona nascosta. Quanto poi è grande sto magazzino? Sarà un posto illegale, gente, ve lo dico io. Siamo stati veramente strafortunati per 350 dollari. Non so neanche quanto ci faremo con... Oh, buongiorno, abbiamo trovato il motore che stavamo cercando. Dicevo, non so neanche quanto ci ricaveremo riparando quella cavolo di auto. Perfetto, oggetto in carico trovato. Il divano lo posso vendere? Il gioco dice assolutamente no, è pieno zeppo di materia. Meglio non domandare. Oh mio Dio. Mi sa che abbiamo trovato un altro pezzo di quella statua, ragazzi. Perfetto, vediamo quindi di portarlo via. Zio, raccogli tutto. Qui abbiamo trovato qualche altra lattina. Mi domando dove sia finito il proprietario. E ho trovato la pagina di un fumetto. Oddio, cos'è sta roba? È un televisore che possiamo probabilmente riparare una volta che saremo ritornati a casa. Zio, porta su anche il televisore, delle lattine di birra. E abbiamo trovato tutti gli oggetti. Questo l'abbiamo svuotato letteralmente da cima a fondo. Ok, direi che mi ritengo abbastanza soddisfatto. Aspetta, 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 che ho lasciato indietro una latta di vernice. Qui abbiamo un ulteriore barile. Perfetto, zio. Zio, quando è finito di importunare la gente, io tornerò indietro. Mi sento molto americano in questo momento. Non perché ho un'accetta in mano, anzi, mettiamola via, che sennò la gente si spaventa. Ragazzi, che gran botta di chiurlo. Guardate che roba, il pick up è pieno zeppo di merce. Quindi vediamo di ritornare al negozio. E zio, cosa stai facendo? Dobbiamo trasportarlo noi? Ma santo cielo, pensavo chiamassimo il carro attrezzi. Zio, non ne vale la pena. Ecco perché effettivamente ci costa 150 dollari, perché consumeremo probabilmente molta più benzina. Perfetto, vediamo quindi di scaricare tutta la merce. Zio, datti da fare, maledetto vecchio pesaculone. Ah, meno male. Allora, dovremmo anche avere l'oggetto dell'incarico, che come diceva lo zio, possiamo mandare al cugino Kevin di chi boia era. Quindi in pacchetta e in via per la modica somma di 430 dollari. Perfetto, dovremmo avere abbastanza denaro in teoria per riparare la stazione di pulizia. Vediamo un po' quanto poi mi costerà. 358 dollari?
Beh, ne vale la pena. La stazione di pulizia dell'amico ti consente di pulire gli oggetti sporchi. Gli oggetti sporchi sono contrassegnati da un'apposita icona. Posiziona un oggetto nella stazione di pulizia per pulirlo con il pulsante dell'azione secondaria. Signori, è diventato praticamente Power Wash Simulator. Ma vabbè, dettagli, allora mettimi via sto coso e vediamo di recuperare tutta la merce piena zeppa di schifo. Ok, quindi non devo fare altro che metterlo qua sopra, perfetto. E ora mi diverto a ripulirlo da cima a fondo. Vai così. In effetti potete vedere che l'indicatore sta salendo e l'oggetto sta cambiando colore. È decisamente molto più chiaro di prima. Aspetta che dobbiamo ripulirlo ovviamente da tutte le angolazioni. Pulito al 99%. Cos'è che manca? Ok, pulito completamente al 100%. Perfetto, ora lo posso riprendere. Oh, mamma mia, quanto sei brutto. E lo mettiamo su uno di questi scaffali. $45, cioè praticamente gli hanno messo la dentiera umana. Ma che tassidermisti strani non abbiamo da queste parti. E purtroppo per me devo recuperare anche quell'oggetto sporco. Facciamo finta di nulla che è meglio, ragazzi. Non guardate, ok? Oh mio Dio. Sì, l'abbiamo ripulita e questa ne aveva veramente bisogno. Forse dovrei usare anche del disinfettante, siamo onesti. 96%. Dov'è che è ancora sporca? Sarà sporca in alcuni punti che non voglio sapere. Perfetto, oggetto pulito, ottimo. Signorina, non è che lei vorrebbe essere assunta? La mettiamo dietro al bancone per dare una mano al negozio. Yay, $16. Secondo me vale molto di più, mob, dettagli. Mi sento un attimino truffato. Non mi ero accorto, possiamo anche personalizzare il negozio. Aspetta un secondo che tiro fuori l'oggetto in modo tale da avere delle pareti più pulite. Oh mio Dio, cos'è? Possiamo anche farlo stile alieno ancora una volta? Per adesso lasciamo stare perché il denaro ci serve. Tanto non credo che per i clienti faccia molta differenza. Aspetta, vediamo anche di mettere sugli scaffali il resto degli oggetti che abbiamo trovato. Ah, i pneumatici li dobbiamo vendere. Oh, e anche i cerchioni, pensavo che servissero per l'auto. Mentre invece qui abbiamo l'autoradio. Signori, se vendiamo tutto sto popò di merce ci guadagneremo una marea di soldi. Anzi, visto che ho un po' di denaro, posso arrischiarmi e comprare anche la pala. Perfetto, abbiamo tutto l'equipaggiamento di cui un barn finder potrebbe mai aver bisogno. Allora aspetta che provo a scavare qua fuori. Come ho detto, ho paura di quello che potremmo trovare. Olè, e abbiamo trovato una racchetta morgue. Non so nemmeno cosa boia sia. Zio, vieni a prenderla che la mettiamo in vendita domani mattina. Che schifo. Mi domando se ci siano altre zone con dei buchi da scavare all'interno della nostra proprietà. Oh, pare proprio di sì. C'è effettivamente un'altra buca sotto l'albero in parte al cancello d'entrata. E abbiamo trovato una chitarra. Uila, sembra anche davvero in ottime condizioni. La possiamo vendere per $100. Zio, siamo stati non fortunati di più. Ok, sembra che gli affari stiano volgendo a nostro favore. Ok, per adesso direi che cosa buona e giusta vedere di andare a dormire. E domani mattina appena apriamo il negozio sento il profumo del denaro. No, vedo ancora lo zio che fa cosacce con i maiali. Zio, ma trovati un letto normale. Ok, almeno una volta tanto non è venuto qua a sbavarmi addosso. Intanto è arrivata una nuova mail, ma io volevo aprire il negozio assolutamente. Ok, clienti, giungete presto, ci sono merci di altissimo valore. Ok, sembra che qualcuno voglia comprare questa bellissima carriola. Salve agente. Ehi, hai visto qualcosa di sospetto? Non ho visto assolutamente nulla. Assolutamente nessun alieno, ok? Bel negozio, signore, mi sta facendo perdere tempo, scusi, eh. Vede, adesso il cliente se n'è andato e... oh, buongiorno, buon salve. Cosa vuole comprare di bello? Vediamo se riusciamo a contrattare. Non sembra una donina molto furba, aspetta. Oh, vai così, più $4. Vediamo un po' se la convinco ad aumentare ancora proprio la cifra al prezzo. Più $9. Presumo sia difficile. Oh, no. Aspetta. Oh, che gran botta di chiurlo. Perfetto. Non rischiamo di più. Abbiamo aumentato il prezzo di pop una cifra. Ha pagato $55 per uno pneumatico. Signore, lei è un intenditore? Secondo me possiamo... No, lui ha detto non c'ho più soldi. Ho bisogno di una donna. Vediamo un po'. No, niente. Senti, comprati la tizia. Tanto non ho più bisogno di nessuno che sia dietro al bancone. E ho paura che lo zio possa abusare della signorina. Vediamo un po'. Oh, abbiamo messo la parte dell'automobile direttamente in vendita per la modica cifra di $80. A parte che non è per un'auto, questo è per un pick up di dimensioni bibliche. È un coso, un oggetto militare questo. Ok, dovrebbero arrivare altri clienti. Che succede? La musica è diventata inquietante all'improvviso. Ma vabbè, dettagli. Che succede, signore? Cosa? È sparito all'improvviso. Salve agente. Il nome Bobby ti dice niente? No, non conosco nessun Bobby. Ha sparato lei al tizio per caso? C'è finta di nulla, che è meglio. Se non guardi la gente come prima cosa, si incocchia tantissimo. Allora, vediamo se riusciamo a ottenere... forse sì, un prezzo molto maggiore. Più $20! Ho
Ok, ok, contro... Oh, no, 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 tolto il chiodo, aspetta. Oh, immane botte di chiurlo, perfetto. Non me la rischio ulteriormente, l'abbiamo venduto a $36 in più. Vabbè. Abbiamo altri oggetti, gioco dice popo per nulla. Vediamo se abbiamo altre merci a mettere qua. Eh sì, abbiamo ancora degli pneumatici in effetti. Signori, abbiamo ottenuto un sacco di denaro, eh. Perfetto, non ci resta che aspettare qualche altro secondo. Vediamo se compare... Ok, la signora... Ah no, aspetta. Di nuovo tu. Signor Bobby, guardi che la stanno cercando. Vediamo se siamo... Oddio, aspetta, è un po' difficile. Ci provo comunque. Sì, abbiamo alzato il prezzo di $2, ma presumo non salirà più di tanto. Senta, si prenda la carriola e se la goda nello spazio. La signorina è ritornata, a quanto pare. Vuole qualche altro pneumatico o vuole il sottoscritto? Senti, prima contrattare con lei è stato semplice, quindi vediamo di approfittarne. Devo darmi una mossa? Perché lei ha una barretta che indica quanta pazienza ha ancora. Vediamo un po' se può alzare il prezzo. Oddio, a quanto pare scema forte sta donna. Ok, non devo criticarla. Ok, ok, non esageriamo di più. Perfetto, perfetto, è una cifra ragionevole. $55 per uno pneumatico. Mi ritengo molto soddisfatto, abbiamo altri oggetti da vendere. Gioco dice no, ok. Aspetta, aspetta, qualcuno vuole comprare l'auto. Non mi ero accorto, buon uomo, scusi, l'ho visto solo adesso. 1350, possiamo contrattare il prezzo? Oddio, 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 oddio. Aspetta, aspetta, mi viene l'ansia. Ah, mi è mancata la saliva della vita vera. Ok, gliel'abbiamo aumentato proprio una cifra. Non me la sento di rischiare. Tutto tuo, tutto tuo. Porco cane, mi ha dato la saliva di traverso. L'avevamo messa direttamente in vendita. Signori, $1934. Rosita, Rosita, vieni a festeggiare con noi. Signore, si tenga lei la Rosita, poverina, che non la vedo messa molto bene. Abbiamo fatto le cifre di soldi. Abbiamo guadagnato tantissimo. Ok, chiudi il negozio. Chiudi il negozio, per oggi mi ritengo soddisfatto. Per fortuna che lo zio non era da queste parti, perché di solito poi mi spaventa i clienti quel vecchio bastardo. Io direi che per questo episodio, gente, ci possiamo fermare qua. Sono già abbastanza traumatizzato. Nel prossimo vedremo anche, casomai, di riparare la motocicletta se abbiamo tutti i pezzi. In teoria dovremmo poterla vendere. E di sicuro dobbiamo non solo migliorare il negozio, ma dobbiamo anche ampliare la quantità di scaffali, perché non posso altrimenti vendere tutta la merce. E dobbiamo scoprire decisamente molti più fienili. Ci saranno ancora le aste? Non lo so. Questo gioco mi fa paura. Vi giuro, è strano forte, ma ammetto mi sta prendendo parecchio. Nei commenti, gente, fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi mando a casa lo zio Franco. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!